Ok ragazzi, nuovo video, oggi parleremo di distretti carenti, come intervenire per quelle che sono le carenze muscolari, distretti che stanno tanto indietro, che odiamo, che su cui siamo fissati ogni volta e quali sono le strategie per poterli recuperare. Allora, prima di iniziare cerchiamo di distinguere quelle che sono le tipologie di carenze, perché parlare di distretti carenti è fare un po' di tutta l'erba un fascio. Prima di tutto, i distretti carenti che stanno e sono presenti in soggetti neofiti o intermedi, ossia l'abbiamo passata tutta come fase, abbiamo appena iniziato a far palestra e siamo fissati che vogliamo le braccia grosse, almeno per me era così, braccia grosse, devo aumentare le braccia, devo lavorare sulle braccia, questo e quest'altro, e di base ero ancora tutto da costruire, quindi molto spesso distretti carenti all'inizio, non dico che non sono carenti, però è tutto un po' carente, quindi non vale la pena spenderci troppo tempo, conviene impostare delle split che siano uniformi, equilibrate, lasciare che il nostro corpo segua le sue inclinazioni, tra virgolette, faccia sviluppare di più i distretti, che staranno logicamente avanti perché tutti quanti abbiamo delle proporzioni, delle simmetrie un po' squilibrate, se vogliamo, a meno che non siamo baciati dalla genetica e siamo perfetti, e lasciamo quindi che passi un po' di tempo. Diciamo che le strategie di bulk, di ipertrofia, di costruzione della massa muscolare, di allenamento in generale, nei primi periodi, nei primi anni, sono quelle che ci permettono di costruire più massa in generale, ossia utilizzare splittaggi e metodiche di allenamento, che sono le metodiche che permettono di creare più massa, di costruire proprio più peso corporeo, più massa muscolare sulla bilancia possibile, che poi sia direzionata in maniera non equilibrata, va bene, all'inizio va bene. Nel momento in cui saremo, tra virgolette, un po' più avanzati e ci renderemo conto che le carenze muscolari iniziano a essere importanti e il nostro corpo non ha più armonia, allora dovremo utilizzare tutti quelli che sono approcci di modified split e approcci in generale squilibrati, ossia per avere un corpo equilibrato dovremo allenarci in maniera squilibrata. Ma questo è un discorso che arriva successivamente, è un discorso che affronteremo oggi, che vedremo nello specifico, però generalmente il mio consiglio è innanzitutto datevi del tempo. Nel libro ho spiegato proprio questo, ho spiegato come le prime split, i primi approcci, siano quelli rivolti a creare più massa muscolare in assoluto. Poi successivamente avremo approcci che non permettono di mettere così tanti chili sulla bilancia in termini proprio di massa assoluta, però permettono di direzionarli laddove vogliamo e quindi ci fanno recuperare quell'equilibrio muscolare cui tanto teniamo. Quindi questo è un primo discorso. Secondo discorso, abbiamo due tipologie importanti di carenze, ossia una prima carenza muscolare che è strutturale, ossia il muscolo che è generalmente carente da un punto di vista di fibre, o molto più verosimilmente da un punto di vista di inserzioni di struttura scheletrica, ossia ho un bicipite di 50 cm, però per via del mio omero, per via della mia struttura delle inserzioni, quel bicipite sembra essere di 40 cm, ok? Bicipite, parlo di braccio in generale. Quindi sembra che ho un braccio tendenzialmente piccolo, però in realtà a un punto di vista di massa muscolare è grande. Quindi queste tipologie di carenze strutturali sono carenze che avremo sempre, su cui non potremo intervenire, e l'unico modo per intervenirci realmente è sovrasviluppare così tanto quel distretto che poi alla fine andiamo a recuperare da un punto di vista ottico, però di fatto se andiamo a vedere saremo sproporzionati, e va benissimo così perché il bodybuilding è uno sport estetico, quindi quello che ci importa è avere un certo effetto ottico sul palco, non è che il giudice va a misurare quanti centimetri di braccio abbiamo. Ok, questa è una tipologia di carenza. Abbiamo poi un'altra tipologia di carenza che è una carenza muscolare, io dico fittizia, ossia il caso in cui un muscolo è carente semplicemente perché non sappiamo allenarlo, non siamo riusciti a instaurare una buona connessione mente-muscolo, non riusciamo a sentirlo molto bene, non riusciamo a spremerci da un punto di vista di intensità, per esempio le gambe. Danilo Trimboli, un grandissimo atleta che si allena al Cavaliere Nero, nella palestra dove sono nato, dove sono stato forgiato, mi disse una frase bellissima, ossia le gambe crescono quando inizi a piacerti allenarle, e questo è dannatamente vero, soltanto in quel momento le gambe inizieranno a crescere. Quindi questo è un altro discorso da tenere in considerazione, quanto realmente siamo in sintonia col distretto, e molto spesso in realtà le cose combaciano, nel senso che se un distretto è carente molto probabilmente abbiamo delle difficoltà da un punto di vista strutturale, ma anche difficoltà a sentirlo molto bene. E qual è il problema? Che la prima cosa che le persone fanno è: ok, faccio più volume, aggiungo più lavoro, do priorità a quel distretto, che normalmente va bene, però è un qualcosa che affretta i tempi, nel senso che è un qualcosa che avviene dopo. Per cui voglio guidarvi in quello che può essere un approccio in due fasi che io normalmente utilizzo nel caso dei distretti carenti, per poterli sviluppare al meglio e ritrovare un'armonia e un equilibrio da un punto di vista proprio estetico. Allora, prima fase: sia che il distretto riusciate a sentirlo abbastanza bene, sia che il distretto non lo sentiate, se un distretto è carente, la prima cosa importante è perfezionare quello che facciamo, ossia se voi state lavorando male, aggiungere
volume, aggiungere esercizi, aggiungere frequenza vuol dire aggiungere più merda sopra. Scusate il francesismo. Nel senso, se una cosa la faccio male, non devo aggiungere cose negative sopra, ma devo innanzitutto migliorare la qualità del lavoro. Non so se mi sono spiegato. Quindi la prima fase che voglio affrontare è in realtà quello di togliere. Ossia, la prima cosa, faccio un esempio sulle braccia, io la prima cosa è vado a diminuire il volume, vado a diminuire il numero degli esercizi, quindi scelgo soltanto alcuni esercizi che sento bene, che percepiscono bene, che può essere un esercizio per i bicipiti e un esercizio per i tricipiti soltanto, e quello che faccio è faccio magari 3 serie soltanto su questo esercizio, o anche una serie, ok? Non utilizzo un'intensità estrema, ma mi concentro sull'instaurare una buona connessione mente-muscolo. 4 fino a 6 settimane passate così, in cui la frequenza di allenamento invece aumenta. Quindi per esempio posso anche passare 4-6 settimane in cui su una split di magari 5 volte a settimana, un giorno alleno bicipiti, il giorno dopo tricipiti, poi bicipiti, poi tricipiti, poi bicipiti, poi tricipiti, eccetera, a rotazione. 5 volte, poi ricomincio dall'inizio e tutto il resto. Quindi 5 volte, poi ricomincio dall'inizio, eccetera. Quindi ogni giorno di allenamento ho un giorno i bicipiti, il giorno di allenamento successivo i tricipiti, il giorno di allenamento successivo i bicipiti, eccetera, eccetera, continuando. In questo modo faccio soltanto un esercizio, ci sparo quell'una fino a 3 serie allenanti, una buona intensità e lavoro tanto sul gesto, sulla propriocezione. E non solo, decido anche di farlo all'inizio della mia seduta, ossia arrivo, mi scaldo, faccio un po' di pump generale, quindi le serie devono essere allenanti, quindi voglio fare un po' di serie di warm up prima per mandare di stretto in pump e poi faccio 1, 2 o 3 serie. Portate a una buona intensità in cui mi concentro bene sul sentire distretto e poi parto con il mio altro allenamento. Questo per un periodo di 4-6 settimane che mi servirà a sentire, percepire, agganciarmi bene al distretto muscolare. Posso farlo con il dorso utilizzando un pull e una laterale, posso anche cambiare gli esercizi, quindi in una sessione faccio un pull e una laterale, in un'altra sessione un pull down supino con un solo braccio, quindi singolo, quindi nel caso del dorso lavoro sempre unilateralmente per sentire al meglio il distretto, e questi sono tutti escamotage per instaurare quella connessione mente-muscolo. Di nuovo, 4-6 settimane posso cercare di inserire gradualmente qualche esercizio in più per agganciarmi muscolarmente anche in quegli schemi motori, e voglio arrivare al punto, alla fine di queste settimane, in cui il distretto riesco a sentirlo veramente, veramente bene. Ci ho perso il tempo che ci volevo perdere, però riesco a percepirlo al meglio. Ok, non è finito, questa è soltanto una fase preparatoria. Ora, iniziamo nella seconda fase, che è una fase in cui voglio effettivamente andare ad allenarlo meglio, a dargli una certa priorità. E la prima priorità gliela vado a dare da un punto di vista di splittaggio, la mia split di allenamento. In primis per quanto riguarda la frequenza di allenamento, ora normalmente il mio consiglio è quello per i distretti più grandi di stare su una frequenza di 2 volte a settimana, mentre per i distretti più piccoli possiamo arrivare anche a 3 volte a settimana. In ogni caso il mio consiglio è di stare molto in sintonia con quelle che sono le vostre capacità di recupero su quel distretto, quindi non partite subito con una frequenza molto elevata. State tranquilli, allenate magari il distretto dopo 3-4 giorni, assicuratevi che sta recuperando bene e poi eventualmente aggiungiamo un po' più di frequenza. Ho fatto dei video riguardo alla frequenza di allenamento, quindi rimando direttamente a quelli. Ora, secondo punto, per quanto riguarda la split di allenamento, molto importante, inserite un giorno di recupero, quindi un giorno rest, un giorno off, il giorno dopo aver allenato il distretto carente. Quindi, per esempio, ho allenato le gambe e il giorno dopo per me è un giorno di recupero, ok? Perché questo? Perché voglio che il giorno dopo aver dato lo stimolo allenante, il mio corpo, tutte le energie che ha a disposizione, anche comprese le energie che io gli vado a dare dal punto di vista alimentare, vengano investite per far recuperare quel distretto muscolare, quindi per sovracompensare al meglio. Se il giorno dopo aver fatto gambe alleno il petto, quante delle mie energie a disposizione vanno per recuperare le gambe? Sicuramente di meno, quindi sicuramente un'ottimizzazione è quella di inserire un giorno di recupero dopo aver allenato il distretto carente. E infine, sempre da un punto di vista di splittaggio, diminuite il lavoro sugli altri distretti. Questo è un qualcosa che nessuno fa, cioè la gente aggiunge sempre on top quando deve allenare e puntare su un distretto. Ossia, ho la mia split, devo lavorare meglio le gambe, aggiungo più roba sulle gambe. Non fate così, partite togliendo dagli altri distretti, quindi magari allenate tutto in monofrequenza e soltanto le gambe le andate a colpire in multifrequenza, quindi soltanto le gambe le andate ad aggredire 2 volte a settimana. E poi vi parlerò della split che sto utilizzando attualmente, che inizierò proprio di qui a poco, finalizzata proprio a questo scopo. Secondo punto, per quanto riguarda il volume di allenamento, partite con un volume basso, quindi non sparate subito il volume al massimo, ma partite col volume magari che avevate lasciato in quelle 4 settimane di specializzazione iniziale, di diciamo preparazione a questo lavoro, quindi partite da quel volume e poi magari andate ad aumentarlo gradualmente. Su base di cosa?
sulla base del vostro ritmo di recupero. Quindi finché recuperate aggiungete volume. E il mio consiglio è quello di non aggiungere volume tramite l'aggiunta di effective reps o tecniche di intensità, quanto piuttosto di straight set. Quindi lavorate sempre sul semplice, almeno in questa fase. Poi tra un po' di tempo, tra qualche mese, tra qualche anno, magari possete andare a spingere tanto a livello di intensità, di tecniche di intensità, eccetera. Però state sul semplice almeno inizialmente. Straight set da 8-10 barra 12-15 barra 6-7 ripetizioni, dipende dal distretto specifico, e se dovete aggiungere qualcosa aggiungete una serie in più su un rep range diverso, oppure aggiungete un esercizio con una sola serie oppure con due serie allenanti, ok? Quindi da un punto di vista di volume questo è. Per quanto riguarda l'intensità, anche là non affettate i tempi, partite con un'intensità media, ossia raggiungete tutto al cedimento tecnico, e se volete aggiungete una negativa forzata alla fine, aggiungete un isold alla fine, però molto, in maniera molto molto modesta. Ricordate che sono distretti su cui dovete prendere confidenza, e se aggiungete troppo volume e anche troppa intensità, troppe tecniche eccetera, rischiate di andare a perdere quella connessione mente-muscolo che avete agganciato con così tanta difficoltà, ok? Quindi state sul semplice, concentratevi sull'ottenere delle contrazioni di qualità, raggiungete il cedimento dove arrivate e là state, semplice ed efficace. E per quanto riguarda gli esercizi, di nuovo stesso discorso. Se dovete far crescere le gambe, non c'è bisogno di andare ad inserire 70.000 esercizi che avete trovato su Instagram per dare stimoli diversi. Ossia, dopo che avete fatto una leg extension, un leg curl, un movimento di pressa, un movimento di accosciata, se volete un movimento unilaterale, questo è, per ciascuno di questi esercizi scegliete la variante che preferite in assoluto, con cui vi sentite di lavorare in maniera più semplice, più fluida, e sparate tutto quello che avete su questa variante. Quindi non state ad inventarvi cose troppo complicate, state sul semplice. Le cose complicate, più articolate eccetera, potete utilizzarle su distretti che stanno avanti, che tanto cresceranno sempre. Là vi potete sbizzarrire a fare una spinta in alto monopodalica su fitball o quello che vi pare, insomma, che avete trovato, magari avete visto dall'influencer su Instagram e tutto il resto. Però sui distretti carente state sul semplice, perché se l'hack squat viene utilizzato da anni e lo adorano da anni, ha costruito le migliori gambe che avete visto su un'Olimpia, ci sarà un motivo, ok? Quindi questo è un punto molto importante. Esercizi in cui vi sentite di lavorare in sicurezza e vi sentite di esprimere buona intensità, intesa soprattutto in termini di qualità della contrazione muscolare. Ora, passando a argomenti extra palestra, l'alimentazione. Una buona intelligente variante, una buona mossa può essere quella di inserire un up glucidico e calorico nel giorno di allenamento del distretto carente. Quindi io ho il mio distretto, per esempio le gambe, in quel giorno ho più calorie, più carboidrati. Dalla mattina fino alla sera continuo a dare più carboidrati, in questo modo incentivo performance, recupero muscolare e sovracompensazione. Poi dopo ci avrò il mio giorno off, quindi comunque non rischio di avere due giorni troppo alti di per sé, anche se siete dei buoni atleti questi non sono assolutamente dei rischi, però può essere una buona strategia per incentivare performance e recupero. E sempre parlando di argomenti extra palestra, non sottovalutate quello che potete fare da un punto di vista di recupero e sonno. Una strategia molto interessante è quella di avere una giornata di riposo proprio anche dal lavoro, possibilmente il giorno dopo o il giorno in cui allenate il distretto carente. Quindi da qua voglio passare a quella che è la mia split, per farvi un esempio, una split che vado ad attuare per dare priorità alle gambe. Quindi tutto l'upper fa un passo indietro, anche se sulle braccia non me lo posso permettere, però purtroppo le gambe sono un distretto che veramente ha bisogno di tanto tanto recupero, quindi per farle crescere devo per forza sacrificare anche un altro distretto che nel mio caso è carente come le braccia. Quindi passo indietro su tutto l'upper, il lunedì vado a fare una sessione di petto e bicipiti, il martedì gambe con focus sui quadricipiti, il mercoledì riposo. Il giovedì vado a fare una sessione di back generale, il venerdì vado a fare una sessione di deltoidi e tricipiti, quindi una sessione comunque un po' più blanda. Il sabato, che è una giornata in cui non lavoro tendenzialmente o comunque meno lavoro, vado a fare gambe, e la domenica è un giorno di riposo anche dal lavoro. Quindi questa è una split che mi permette di massimizzare logicamente quello che è la mia efficacia di stimolo e recupero sui distretti, perché dopo ogni sessione di gambe c'è un giorno di recupero, e addirittura una sessione di gambe la ho il sabato, che sarà quella più impegnativa, quindi un giorno in cui tendenzialmente ho meno lavoro, e il giorno dopo di recupero è la domenica, un giorno in cui mi forzo, ma non sempre ci riesco, a non lavorare, e in questo modo cerco di dare priorità a questo distretto. Ragazzi, qualsiasi domanda qua sotto scrivetela nei commenti. Se avete delle idee che voi avete attuato per allenare e massacrare i distretti carenti, scrivetele qua sotto, in questo modo instauriamo il confronto che tanto, a cui tanto teniamo. E detto questo, io vi rimando come sempre al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi.